Manicomici. Che ti è successo? Come mi è successo? Tu curro, fammi presto, me la discoteca, fammi presto. Ebbene, allora. Sei proprio scemo, mi hai fatto che ci fatti la capo vicino alla cancellata qua fuori. Eccolo Dino, però, avete presente la cancellata che sta qua fuori? Guarda, so. È alta 2 metri e larga circa 6 metri, ma come si fa a non vedere una cancellata? Ma se era cancellata, come avrei? Signore e signori, buonasera e benvenuti al nostro spettacolo di questa sera. Questa sera cercheremo di intrattenervi con delle nostre... Signore e signori, buonasera e benvenuti al nostro spettacolo di questa sera. Come dicevo prima, questa sera cercheremo di intrattenervi con delle nostre... Mi raccomando, fai l'animale come sempre. Signore e signori, buonasera e benvenuti al nostro... Che hai fatto? L'animale. Come sei? Signore e signori, c'è una cortesia. Non voglio sentire volare una mosca, capite? Devi fare silenzio. Sì, silenzio. Signori e signori, buonasera e benvenuti al nostro spettacolo di... Signori e signori, buonasera e benvenuti al nostro spettacolo di questa sera. Noi siamo i Manicomici, io sono Leonardo. Hello. Lui è... Cennari, io sono colui che ha avuto questa maledetta idea di inventare questo tuo. Però praticamente sono colui che cura i testi, le scenografie. Ah sì, segna concessa a terra il campo per muoversi quando facciamo televisione. Praticamente in una sola parola io sono... È stronzo. Bernaggio, visto che quando venivo l'aggettivo e te l'aggio suggerito. Grazie. Vai, vai. In una sola parola dicevi io sono stronzo. E non è la stessa cosa. Non è lo stesso. No. Bene, io direi di partire subito con una sigaretta che abbiamo preparato. È necessario, no? Gesù è necessario, ma non ho capito, Pippo Baldo te la sigla, Sabana sigla, la sigla. No, non dobbiamo tenere la sigla. Ah, lo fa per forza. Chiaro. Mi raccomando, i passetti, i gesti, la coreografia e soprattutto le parole. Ok? A tre si parte col sinistro. 1, 2, 3, via! Seconda parte. Terza parte. Signori, testi e musiche di Leonardo. Grazie. Sì, sì, dovete sapere una cosa, che lui, ogni volta che facciamo qualche festicciolo, qualche cosa, qualche cosa, e lui scrive le parole, no, lui non scrive le parole. Lui... Sembra che un basta, va. No, che fai? Basta. Dice, lui che scrive le coreografie è veramente un ragazzo intelligente. Per esempio, secondo il luogo dove ci troviamo, lui scrive i testi per quel luogo. Insomma, c'è gente sempre, tu questo capo che tiene veramente potevi stare a fianco a Pirandello. C'è gente sempre. No, non esageriamo, Pirandello è stato quasi definito un filosofo, Luigi Pirandello. Luigi Pirandello. La vita è morta. E appunto, a fianco a Is, vicino a Fus, che capito? Ora a casa mi faccio una chiacchierata come so io. Io direi di entrare subito nel video dello spettacolo partendo con... L'incidente. Grazie. Dovete sapere che io tempo fa, mentre mi trovavo a bordo della mia Alfa Sud, a 120 km all'ora e oltre, quando tutto a un tratto mi si parò davanti, mi dice... Cioè no, ma quale incidente? Ma perché sei andato a così tu? Facciamo la scenetta del medico e del paziente. Oh, no. No. Ma perché non la puoi vedere questa scenetta? Quella è una scenetta che se viene fatta con vivacità, con destrezza, se viene fatta con brio, funziona. Con chi? Con brio, funziona. Non l'ha mai fa noi. Con brio, cretino, con destrezza, con vivacità, con passione. E che se mi mette paura? E che? Che facciamo con passione?